Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi abbiamo il grandissimo piacere di avere ancora una volta insieme a noi la professoressa Caterina De Carolis, che è ginecologa ed è stata responsabile dell'unità operativa complessa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale San Giacomo e dell'ospedale San Giovanni di Roma ed è presidente dell'ASR Onlus, acronimo di Aborto Spontaneo Ricorrente, che ci parlerà delle principali cause di infertilità femminile. Quindi, professoressa, perché lei in tutti i suoi interventi ha posto questa grande attenzione su questo tema? Buonasera Nina, buonasera a lei e grazie per questa domanda. Mi occupo di questo perché le donne infertili che incontro lamentano spesso il fatto che la loro condizione non venga considerata una patologia, ma un fatto naturale, ordinario, dovuto all'età, dovuto allo stile di vita e la cui soluzione potrebbe essere esclusivamente ed è esclusivamente la procreazione medicalmente assistita, la PMA. Professoressa, come definirebbe lei l'infertilità? Allora, l'infertilità è definita come l'incapacità di procreare dopo un anno di rapporti di concepimento, quindi tentativi di concepimento mirati, mentre parliamo in questo caso di una infertilità primaria, mentre consideriamo l'infertilità quella secondaria quando la gravidanza inizia, ma non viene portata a termine a causa di aborti che ancora oggi vengono definiti spontanei e non patologici. È quindi una malattia che deve essere diagnosticata precocemente e successivamente, secondo me, deve essere anche curata. Quindi la procreazione medicalmente assistita potrebbe essere utile nel caso in cui la causa fosse una causa anatomica della donna o fosse una causa maschile, per esempio. Professoressa, ma mi scusi, quando una coppia si reca presso un centro PMA, quindi un centro di procreazione medicalmente assistita, non vengono accertate le cause dell'infertilità? Sì, però nessun protocollo che per la procreazione medicalmente assistita prevede ricerche mirate a problematiche che riguardano la tiroide, ma anche a quella di altre malattie, come quelle delle malattie reumatologiche autoimmune, alcune volte che non sono ancora del tutto conclamate, ma per motivi ancora non del tutto conosciuti, quindi. L'organismo, nel caso delle malattie autoimmuni, attacca se stesso. Questa è proprio la definizione di reazione autoimmune. La tiroidite di Hashimoto è il tipo di tiroidite più comune, quindi di malattia autoimmune contro la tiroide, ed è la causa più frequente di ipotiroidismo. La tiroide viene invasa dai globuli bianchi che attaccano la tiroide, quindi formano questi anticorpi che attaccano la tiroide e non solo, perché anche in gravidanza poi sappiamo che attaccano altri organi. Professoressa, quindi possiamo dire, possiamo affermare che la tiroide è una causa importante di infertilità? Allora, se lei fosse al cinema a guardarsi un bel thriller, un bel giallo, un bel film, saprebbe che l'assassino è la tiroide. E se il risultato è un bambino che non nasce, possiamo dire che proprio questo si tratta proprio di questo. Una donna che ha problemi di tiroide o non entra in gravidanza o non manda avanti la gravidanza e subisce uno e spesso anche più aborti. Ma quindi una coppia che desidera un bambino, quali esami dovrebbe fare? Allora, sicuramente le prestazioni specialistiche previste dal decreto ministeriale del 10 settembre del 1998 sono una piccolissima base dalla quale possiamo partire, ma è un elenco di prestazioni assolutamente insufficiente dopo 25 anni d'altronde. La ricerca clinica, genetica, la farmacogenomica dopo 25 anni hanno fatto sicuramente dei passi da gigante e quindi sarebbe indispensabile però associare quindi a quegli agli esami più classici anche quelli per la tiroide, quindi TSH, FT3, FT4 e anche la ricerca degli anticorpi rivolti contro la tiroide, quindi gli antitiroperossidasi, gli antitiroglobulina, ma anche un'ecografia tiroidea con il Doppler, quindi con una valutazione di vascolarizzazione della tiroide, così da valutare la ghiandola nel suo insieme.
Certamente, dottoressa, e fra l'altro penso che tutte le nostre ascoltatrici in questo momento siano d'accordo con quello che lei ci sta dicendo. Quindi, se si hanno sintomi che riguardano la tiroide, è giusto fare un approfondimento, degli esami specifici? Allora, direi che mi piacerebbe pensare che tutti lo fanno perché hanno dei sintomi, ma in realtà non è così. Il problema è che non esistono dei sintomi specifici che possano mettere in allarme una paziente, perché il più delle volte la tiroide è proprio alle disfunzioni della tiroide sono molto lievi, sono quelle che si dicono subcliniche, ma molto frequenti. Quindi la diffusione di queste problematiche aumenta con l'aumentare dell'età e quindi è molto importante che la funzione tiroidea venga controllata, anche ai fini di accertare la fertilità, soprattutto dai 35 anni in su. Quindi, professoressa, anche in una gravidanza tra virgolette normale si possono manifestare problemi della tiroide? Sì, assolutamente sì, perché c'è una forma di tiroidite silente che si manifesta 3-4 mesi dopo il parto e che determina l'ingrossamento della tiroide e tende inoltre a ripresentarsi ad ogni gravidanza. Per un periodo che va da alcune settimane ad alcuni mesi, la tiroide ha una iperfunzione, iperattiva, quindi parliamo di ipertiroidismo, ma dopo va in ipotiroidismo e quindi diventa ipoattiva prima di recuperare una normale funzionalità. Questo spiega i frequenti aborti spontanei, chiamiamoli spontanei ma sono patologici appunto, che avvengono dopo la prima gravidanza andata felicemente a termine. Professoressa, io vorrei capire meglio questo punto, quindi le chiedo: quali sono i sintomi di chi ha problemi alla tiroide? Tantissimi, parliamo di stanchezza cronica, di ridotta libido, di depressione, di ansia, di tachicardia, di fotosensibilizzazione, di orticaria, di fenomeno di Raynaud che sarebbero le mani e i piedi sempre freddi, di cefalea, di perdita di capelli, di stipsi. Beh, i sintomi sono moltissimi come lei ci aveva anticipato, ma se una donna che vuole avere un figlio non si ritrova ad avere questi sintomi nel fare il tentativo di avere un figlio, quindi non ha bisogno di fare degli esami specifici se non ha sintomi? No, purtroppo, mia cara Mira, purtroppo la tiroidite è una malattia assolutamente subdola, ecco, ed è asintomatica, così come lo possono essere i noduli della tiroide, quindi possono non essere completamente diagnosticati dagli esami del sangue, quindi puoi avere una tiroide in cosiddetto eutiroidismo, quindi la tiroide funziona apparentemente bene, ma a livello dell'ecografico vi sono dei noduli. Quindi è necessario sicuramente seguire tutti gli esami in modo completo e questo farlo assolutamente, ribadisco, dai 35 anni in su se si desidera un bambino. È anche importante effettuare gli esami della tiroide nel corso della gravidanza, proprio per prevenire quella di cui abbiamo parlato poco fa, di questa tiroidite che può insorgere, questo ipotiroidismo, iper e ipotiroidismo che insorgono nel corso dei 9 mesi di gravidanza. Grazie professoressa, chiarissimo. Lei all'inizio però di questa puntata ha parlato anche di malattie reumatiche autoimmuni. Qual è il loro ruolo per le donne in età fertile? Allora, intanto sottolineiamo che anche la tiroidite e il morbo di Graves, cioè l'ipertiroidismo, sono malattie autoimmuni anche abbastanza importanti e spesso i soggetti con tiroidite di Hashimoto presentano malattie autoimmuni come ad esempio il diabete, ma anche l'anemia perniciosa e altre malattie autoimmuni come il lupus, l'artrite reumatoide, e la sclerodermia o la sindrome d'anticorpi antifosfolipidi o la sindrome di Sjögren possono essere associati alla tiroidite. La tiroidite di Hashimoto quindi è una malattia una malattia autoimmune e tutte le malattie autoimmuni colpiscono principalmente le donne con un rapporto addirittura di 9 a 1 e le donne in età fertile e la tiroidite in modo particolare tende a presentarsi in soggetti della stessa famiglia. Quindi è fondamentale, importantissimo indagare a fondo in queste donne perché non riconoscere come causa l'ipotiroidismo subclinico che può essere presente in modo completamente diverso, ripeto, asintomatico nelle donne della stessa età.
Quindi, dottoressa, abbiamo visto quanto sia importante indagare, ma una volta che abbiamo indagato e abbiamo eventualmente individuato una di queste malattie e le abbiamo anche curate, poi si può entrare in gravidanza? Ma certo, certamente sì, perché vi sono i farmaci assolutamente sicuri che si utilizzano sia per curare le malattie reumatiche, ma soprattutto per curare la tiroide, perché in genere levotiroxina o cortisone sono farmaci utilizzatissimi e tranquillissimi in gravidanza. Ma una volta in gravidanza, eventuali problemi sarebbero per la mamma o per il bambino? E il rischio di aborto, dottoressa, è aumentato? Qui diciamo che entriamo in quello che viene chiamata la medicina di precisione, cioè queste patologie noi sappiamo sono molto diverse e richiedono un approccio quindi individuale, quindi ogni paziente richiede una sua terapia e ha interventi mirati alla valutazione del rischio sia nella donna che nel bambino. Quindi anche il bambino potrebbe avere delle gravi conseguenze? In alcune malattie, come nel caso del lupus eritematoso sistemico o nella sindrome di Sjögren, vi sono degli anticorpi specifici che possono portare a una patologia cardiaca neonatale grave anche in alcuni casi. Professoressa, quindi quali sono i casi in cui è necessario ricorrere alla PMA? Beh, direi che sicuramente in primis nelle coppie dove l'uomo ha dei problemi di fertilità, quindi ha carenza di spermatozoi, e nelle donne nelle quali vi sia problemi anatomici legati alle tube e quindi alla fecondazione. Ma allora, professoressa, la domanda che mi faccio, per evitare questi problemi, non sarebbe meglio ricorrere direttamente alla procreazione medicalmente assistita? Perché questa è una metodica che viene applicata da anni ed è sicura. Ritorniamo a quello che abbiamo detto prima, nei centri di procreazione medicalmente assistita non vengono effettuati gli esami sulla tiroide e sulle malattie autoimmuni di cui abbiamo appena parlato e quindi vengono inviate nei centri coppie che questi screening non li hanno proprio fatti. E dunque, qual è il rischio? Il rischio è che si facciano terapie per le quali poi si sviluppano pochi embrioni anche in donne giovani e che gli stessi poi non siano vitali e diano luogo quindi ad aborti precoci o a mancati attecchimenti embrionari. Quindi, dottoressa, non si potrebbe fare prima comunque la PMA e poi se non riesce di indagare le cause? Direi proprio di no, perché la progressione medicalmente assistita è decisamente una terapia gravosa sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale e potrebbe peggiorare delle patologie esistenti, anzi preesistenti, quindi sconosciute. La stimolazione ovarica fatta in modo ripetitivo può portare a una insufficienza ovarica precoce, per cui noi consumiamo in modo più veloce i follicoli presenti nell'ovaio e da qui poi c'è la necessità in coppie, in donne anche giovani, di dover ricorrere alla fecondazione eterologa. E la fecondazione eterologa, professoressa, in che cosa consiste? Consiste nel fatto di dove la donna che ha consumato tutti i propri ovociti deve trovare una donatrice adatta, idonea, diciamo così, e i cui ovociti saranno fecondati dagli spermatozoi del partner e successivamente impiantati nella paziente. Ma in realtà uno pensa, dice fatto così, la gravidanza andrà bene. No, in realtà anche in questo caso la gravidanza potrebbe non andare a termine, quindi non presentarsi, o addirittura si possono avere dei problemi nel corso della gravidanza. Professoressa De Grazie. Carolis, grazie a lei, è un onore per noi averla qui, spero di rivederla presto, grazie ancora. E Grazie. ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.